nostro viaggio tra le aule e i laboratori dell'Istituto Tecnico per il Settore Tecnologico Marconi di Campobasso, realizzato in occasione di uno degli Open Day della scuola, sta per finire. Ma le competenze acquisite dai ragazzi nel percorso di studi al Marconi sono state messe a frutto anche da diversi studenti, attualmente ancora iscritti o già diplomati, in un campo apparentemente distante da un percorso tecnico, quello della comunicazione. Così diversi ragazzi si sono cimentati nella realizzazione di un filmato per raccontare, nel volgere di poco più di un minuto, la loro scuola. Il filmato è stato interamente scritto, studiato, girato e montato da studenti o ex studenti del Marconi. Ma com'è stata l'esperienza per chi si è prestato negli insoliti panni di attore testimonial? Faccio il quinto di informatica e come avete potuto vedere nello spot che ha presentato appunto la scuola per questo Open Day, rappresento la scuola per quanto riguarda l'indirizzo di informatica. Questo spot è stato promosso e voluto fortemente dalla prof Fanelli, che ringrazio moltissimo. Diciamo che dietro a questo spot per me è un po' un aneddoto, perché onestamente non mi aspettavo che prendessero proprio me come comparsa per quanto riguarda l'indirizzo di informatica. Per me è stata una bella esperienza, anche perché sin da quando sono piccolo è stata un po' per me una seconda passione, perché ho sempre avuto quella cosa di imitare e quindi entrare in una parte che magari mi riguardasse in parte. Diciamo che in questo caso per me è stato molto più semplice del solito, perché ho dovuto imitare, cioè rappresentare scene di vita quotidiana, cioè scene che noi vediamo tutti i giorni a scuola, viviamo, e quindi per me non è stato molto difficile, è stata un'esperienza molto coinvolgente che... Ci troviamo in uno dei tanti laboratori dell'Istituto Marconi. Io sono Fiorella, una ragazza del quarto anno, e ho avuto la possibilità di partecipare allo spot sulla nostra scuola e io ho rappresentato il mio indirizzo, cioè biotecnologie ambientali. Mi sono sentita molto a mio agio a registrare lo spot sulla scuola, nonostante ancora non conoscessi i miei compagni. Vi starete chiedendo tutti quanti cosa stesse agitando in quella beuta, ma potrete scoprirlo solo iscrivendovi a questa scuola. Io sono Francesco Nasella, sono il rappresentante d'istituto dell'industriale di Campobasso, frequento il quarto anno, e fare questo spot e partecipare a uno spot è stata un'emozione che non avevo mai provato, un'emozione unica, e come si può vedere dal video ci sono vari laboratori, e il bello di questa scuola è proprio che questi laboratori sono tutti uniti, tutti, diciamo, comunicanti. Infatti io nello spot interpreto un ragazzo di meccanica, anche se sono al corso di elettrotecnica, proprio per far capire anche il fatto che sono molto uniti questi indirizzi, e in particolare danno una formazione a 360 gradi su tutte le materie, sulla matematica, c'è molta fisica e le materie di indirizzo, diciamo, vanno in linea con, sono in linea con le materie tradizionali, ecco. Per esempio la matematica serve molto, è molto utile nello studio dell'elettrotecnica, della meccanica, ma un po' di tutti gli indirizzi, e qui viene fatta una matematica molto, molto precisa, molto utile e focalizzata agli indirizzi. È da 4 anni che sono qui e, diciamo, dopo questi 4 anni sono molto soddisfatto della scelta,
perché mi sono formato molto, la scuola mi ha dato le basi per un futuro sia lavorativo che universitario. Sfatiamo il luogo comune del fatto che qui si viene solo per poi entrare nel mondo del lavoro. Ci sono molti studenti che frequentano poi l'università, scelgono studi universitari. Questa scuola ci forma a 360 gradi sia per la prosecuzione degli studi universitari o in istituti tecnici superiori o per semplicemente per il mondo del lavoro. Termina la giornata di Open Day all'Istituto Tecnico Guglielmo Marconi di Campobasso, una giornata molto partecipata, tanti futuri studenti e gli alunni che hanno aderito. Termina anche la puntata di Viaggio in Molise, è possibile seguire la puntata sui nostri canali, sulle piattaforme social, quindi sulle nostre pagine Facebook e YouTube e sul sito di telemolise.com. Noi di Viaggio in Molise vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia e come sempre vi diamo appuntamento alla prossima puntata.